Buonasera e bentornati a Gente di Calabria, letteratura e arte in TV. Ospite di questa nuova, ennesima puntata di Gente di Calabria, l'amico Marco Ciconte. Buonasera. Un graditissimo ritorno dopo Storie contro Storie, un esperimento veramente, veramente bello perché, come sicuramente ricorderanno i cari telespettatori, quella sera abbiamo presentato un libro dove la stessa storia veniva raccontata da uno scrittore che era Marco Ciconte e da una scrittrice che è Giovanna Calvo. Questa sera La collina d'oro di Marco Ciconte, il suo ultimo romanzo dopo il suo esordio che è datato nel 2015 col romanzo Nascosto e la raccolta di racconti Storie contro Storie e infine La collina d'oro. Grazie per questo tuo ritorno, Marco, Grazie a voi. è sempre un piacere rivederti. Marco Ciconte è un avvocato. Per ben 28 anni ha svolto l'attività forense, ma a un certo punto lui dice, sono tue parole, dice io sono stanco, voglio fare quello che mi piace, voglio seguire le mie passioni e decide adesso di vivere, tra virgolette, una seconda vita. Io subito per iniziare io ti chiedo cosa vuoi fare in questa seconda vita e cosa stai facendo, Marco? Beh, intanto lo stimolo iniziale era quello di fare tutte le cose che non avevo fatto negli anni precedenti e quindi intanto dedicarmi alle mie passioni, avere la possibilità di viaggiare, di conoscere un po' più di persone e devo dire che questa mia seconda vita, come l'hai giustamente definita tu, mi sta dando anche questa possibilità. Intanto non si tratta soltanto di viaggi fisici, ma anche di viaggi con la mente, perché la scrittura dà la possibilità davvero di evadere, no? Di riuscire a ritrovarsi in tanti posti nello stesso momento. Quindi è un esperimento molto molto interessante che mi sta davvero conquistando, ma io non avevo dubbi perché avevo fatto questa scelta proprio perché avevo capito che sentivo questa necessità. Non c'è solo la scrittura nelle tue passioni. Cerchiamo un attimino, voglio dare la possibilità ai cari telespettatori, che naturalmente ringrazio perché ogni sabato ci seguono con grande affetto, di conoscere un Marco Ciconte che non è solo uno scrittore. Io ho letto alcune cose che ti riguardano, quindi la tua passione soprattutto per il teatro e anche la tua intensa attività sociale. E poi c'è il ricordo, dunque. Esisto. Di che cosa si tratta, Marco? Dunque, questa è una cosa che è nata alcuni anni fa, dalla consapevolezza che c'era una generazione, si stava preparando una generazione che avrebbe perso completamente memoria di alcuni grandi personaggi e persone dell'antimafia. In primo luogo Giovanni Falcone, insomma, che è chiaramente un personaggio simbolo. E quindi nel 2009 cominciai a lavorare per creare, diciamo così, una iniziativa che potesse in qualche maniera creare, appunto, dare un contributo per la costruzione di memoria e di conoscenza, perché ritenevo e ritengo ancora che questi siano gli strumenti per riuscire a ricostruire un Certo. pochino un argine contro l'imbarbarimento della nostra società. E quindi abbiamo iniziato questa esperienza. Ogni 23 maggio, si celebrava a Cutro una giornata estremamente intensa, aperta a soprattutto personaggi delle istituzioni, a studiosi, proprio per creare questo tipo di conoscenza. E abbiamo avuto e ospiti molto molto importanti, insomma, non vorrei mancare di rispetto a nessuno, ma segnalo solo la presenza per esempio di Renato Cortese, di Giovanni Impastato, di Gaetano Saffioti, insomma, giusto per fare qualche Persone, nome, per persone. capire un pochino di che cosa si trattava. Ed è stata un'esperienza straordinaria che è durata fino al 2016 forse. 2016, sì. Ora speriamo che si possa in qualche maniera riannodare, perché
Io credo, e questa è, diciamo così, un'altra mia convinzione dovuta un po' all'esperienza che mi sono fatto, Certo. che l'antimafia debba anche cambiare linguaggio. Certo. Il rischio forte è che si caschi nella retorica e devo dire che insomma, questo, un po', la mafia è un po', insomma, un po' come un virus, no? Quindi così Certo. come i virus... in qualche maniera si abitua anche a determinati antibiotici, insomma, no? L'uso degli stessi antibiotici, insomma, Ho reiterati nel tempo. capito. Quindi bisogna avere la capacità di cambiare linguaggio, di parlare altre lingue, perché, insomma, in qualche maniera la mafia si ritrovi praticamente un po' disorientata. Ecco. È quello che sto cercando di fare in questi mesi. Iniziativa assolutamente lodevole, con la speranza che questa iniziativa possa riprendere a Sì, con funzionare, sì. Ho altre modalità, ecco, capito. con altro, io giusto per dare l'informazione, il modo in cui insomma, sto cercando di lavorare ora in questi tempi, non più di un mese fa, ho partecipato ad un progetto nella scuola elementare di Cutro e i bambini della scuola elementare, bambini di 10 anni, hanno messo in scena E qui una piccola la tua raccolta. passione per il teatro, Sì, ecco, ci colleghiamo subito a quest'altra passione di una Marco. piccola rappresentazione, ma estremamente intensa, che si chiama 57, che è il recupero, diciamo, delle forme, di comunicazione dei cantastorie, e in questo testo Bellissimo. vengono raccontati 57 giorni tra la strage di Capaci e la La strage strage di di Via D'Amelio. D'Amelio. La cosa interessante, c'era un pubblico molto importante, non soltanto tra i genitori dei bambini, perché erano 28 bambini che hanno partecipato. La cosa interessante è che si è realizzata una sorta di inversione di ruolo, perché sono stati i bambini a raccontare ai loro genitori che cosa è successo in quel periodo. E questa è una cosa straordinaria, soprattutto in una giornata come questa. Noi abbiamo parlato mentre stavamo prendendo un caffè con l'amico che salutiamo, ci sta seguendo sicuramente. E oggi non è stata una bella giornata per Crotone, No, e la speranza, bisogna lavorare sui bambini. assolutamente sì, sono quelli che insomma, sono spugne e quindi danno la Assorbiscono ciò che noi, possibilità l'acqua praticamente di che lavorare molto noi gli meglio. diamo. Non ci siamo subito concentrati sulla Collina d'Oro perché è importante conoscere chi è Marco Ciconte, perché non è che uno si improvvisa scrittore. Attenzione, non è così. Dietro ad ogni scrittore c'è una storia importante ed è questa la prova che i libri non nascono per caso, caro Marco. La Collina d'Oro, ecco subito questa bellissima copertina, e poi mi dirai, anzi ti chiedo subito, innanzitutto il titolo e soprattutto quella foto. È un'alba o è un tramonto? Questa è la domanda che mi hanno fatto in molti. Sì. Allora, intanto partiamo da questa considerazione. La Collina d'Oro, è il titolo che non poteva non essere dato a Certo. questa storia perché di fatto è la leggenda intorno alla quale ruota tutta quanta la vita del protagonista, che è un bracciante che nasce nel 1924, figlio di Sì. Sì. un bracciante. E quindi di fatto quasi condannato dalla storia a diventare bracciante anche lui. E la Collina d'Oro è una leggenda che si tramandava proprio tra i contadini, ovviamente frutto di una invenzione, La insomma, leggenda, ma ecco. è la leggenda che veniva tramandata tra i contadini e doveva circolare solo tra i contadini. Perché in qualche maniera rappresentava una sorta di speranza, di sogno che appunto tra le varie colline della valle dove Certo. lavoravano questi braccianti ce ne fosse una particolarmente magica, insomma, particolare che appunto poteva garantire il cambio della vita, ma non soltanto di un contadino, ma praticamente di tutto quanto il territorio. Ho Quindi capito. la Collina d'Oro è magia, è miraggio, è È visione, è utopia. sogno, è speranza. È il motore che deve muovere praticamente la speranza. Ora, a questo punto vengo alla copertina. Sì, da questa copertina, questa immagine è molto La bella. copertina, ovviamente, appunto, molti mi hanno chiesto: è un'alba o un È un albo o un tramonto? tramonto, infatti. In realtà, in sostanza, è collegato al titolo, Sì.
perché alla fine della lettura uno si chiederà appunto se vale la pena lottare come il protagonista per tutta la vita per trovare la propria collina d'oro. E quindi alla fine uno si chiederà e deciderà se quell'immagine è un'alba o un tramonto, cioè, è un tramonto, cioè se è l'inizio di una nuova storia o di una nuova vita oppure la fine di tutto. Diciamo che tu lasci ampio spazio a quella che è la sensazione del lettore, ecco. Sì, assolutamente sì, perché è chiaro che nel corso della storia nasceranno molti interrogativi da parte del lettore, ma d'altronde si scrive anche per Certo. questo, per far nascere anche dei dubbi. Beato chi ha le certezze, no? Si dice Dubio spesso. minitium sapiens est il Appunto. dubio de Cartesio. Quindi a quel punto, in sostanza, il libro è scritto anche per far nascere il dubbio. Uno in particolare, è la solita domanda. Sì. Davvero abbiamo fatto tutto per questa terra? Ed è difficile dare una risposta. Io credo che comunque ancora non abbiamo fatto tanto per la nostra terra. E poco fa stavamo parlando proprio di questo con Marco, che c'è un fiorire non tanto di librerie e di tutto il resto, ma di scrittori, di menti. E credo che la scrittura debba un attimino prendere il sopravvento in questa che è la nostra realtà economica, sociale e soprattutto culturale, perché è l'unico rimedio che abbiamo per uscire fuori. Marco, io ti chiedo, abbiamo fatto passare poco fa una foto particolare di una presentazione che tu hai fatto in questi giorni, mi sembra, al nord, dove sei, ecco, questa foto dove è stata scattata? È una presentazione qui in No, Calabria o fuori? Ah, sono andato a Reggio Emilia, dove Reggio Emilia, ecco. c'è una folta comunità di Cutrei. Sono stato anche a Parma. Questa è una fotografia fatta a Reggio Emilia, dove c'è una folta comunità di Cutresi, che ovviamente è accorsa in massa quando ha visto la possibilità di assistere, insomma, ad un libro che tutto sommato è un libro che parla di noi, ma non soltanto di Cutresi. Attenzione, sarebbe. Potrebbe essere, insomma, fuorviante questo tipo di È definizione, riduttivo. perché in realtà si ha l'impressione che è chiaro che è ambientato in una zona precisa della Certo, Calabria, questo, certo. no? Il libro, però in realtà questo è uno di quei libri che parte da una situazione particolare per poi diventare una storia universale. Certo. E questo lo dico perché dovunque sia stato letto, in qualsiasi zona d'Italia sia stato letto, ho trovato della gente, che, molta gente, moltissima gente, che si è riconosciuta comunque nella Certo, storia certo. e in molti protagonisti della storia, perché tutto sommato l'origine del popolo italiano è un'origine contadina, insomma, quindi Assolutamente. dovunque, dalla Calabria fino al Veneto, insomma. Certo. Poco fa abbiamo parlato, tu hai accennato un attimino ai protagonisti di questo romanzo, una famiglia di contadini come la stragrande maggioranza delle nostre famiglie. E qui c'è il protagonista che si chiama Peppe Belcastro, giusto? Figlio di contadini. Chi è questo personaggio? Come cresce? Che persona è? Intanto è uno che non avrebbe voluto fare il contadino, Sì, avrebbe voluto fare tutt'altra cosa. certo. E Ultimo di quattro figli, mi ultimo sembra. di Di cinque, cinque scusa. figli, sì. E si ritrova praticamente sbattuto, questo è il vero Termine. termine che potremmo utilizzare, si ritrova sbattuto nei campi perché in realtà in quel periodo, e siamo nel 1936, impazzava la battaglia del grano. Sì. Quindi di fatto praticamente il regime vuole tutte le braccia disponibili a disposizione della battaglia del Assolutamente. grano. E quindi questo bambino che si ritrovava in tutt'altra situazione, non sveliamo quale, Certo. si ritrova praticamente nei campi e conosce immediatamente la durezza della fatica dei campi già dal primo giorno. È una giornata assolutamente indimenticabile che non dimenticherà mai, però proprio in quell'occasione avrà la possibilità di dimostrare quella che è una delle sue caratteristiche, cioè la perseveranza,
la capacità comunque in ogni caso di portare a termine il lavoro, il fatto di accettare comunque di compiere il suo dovere fino in fondo, costi quel che costi. Questo lo porta ad un riconoscimento all'interno della squadra da parte del capo squadra, che è una persona, un personaggio di grande fascino, che racconta proprio al ragazzino la storia della Collina d'Oro. E quindi da lì inizia praticamente Questo sogno di... Perché questo grande sogno che lo accompagnerà per tutta la vita. Giuseppe? Peppe. Ma intanto io scelgo i nomi dei miei personaggi, dei protagonisti, andando un pochino a scegliere un nome che sia assolutamente comune. Nel primo caso c'era Francesco Rizzo, no? E nel secondo caso c'è Giuseppe Belcastro. Sia nomi che cognomi sono nomi assolutamente comuni perché i miei personaggi non devono essere eroi, devono essere persone assolutamente comuni anche nel nome e nel cognome, perché questo chiaramente aiuta il pubblico a riconoscersi in quella persona. Talmente comune che ha il mio nome e ha il cognome di mia mamma. Cioè, questa è una cosa che telefonicamente è una particolarità. Ho detto, ma guarda, guarda tu, certe volte quando ho letto Belcastro, ed è un cognome forse che è originario di quella zona a questo punto. No, Belcastro è un paese in provincia di Catanzaro, E quindi ma io siamo. volevo usare un cognome che fosse comunque un toponimo, no? Ho Quindi in capito. qualche maniera, insomma, mi è venuto in mente Belcastro. D'altronde è un paesino che io vedo da casa Sì. mia, insomma, quindi me lo vedo sempre Diciamo davanti, che insomma. tu hai visto in quel ragazzo un paese. Sì, io ho visto in quel ragazzo comunque una persona che potesse rappresentare tutta quanta, addirittura una categoria Tu proprio di persone. in questo romanzo, che io purtroppo, voglio essere onesto intellettualmente, lo sai, non ho più il tempo di leggere tra una settimana o un'altra tutti i libri, e di questo me ne scuso Arriverà il perché, tempo. no, perché non voglio. Non siamo all'università dove io Certo. debba leggere il libro per essere poi interrogato. Io questo libro lo voglio leggere con attenzione perché ho letto poche pagine, ho detto no, bisogna andare cauti perché è un libro importante. Perché tu dai la possibilità di conoscere al lettore il fascismo, l'antifascismo, il socialismo, la povertà, la miseria e il boom economico. Cioè in pratica tutti questi periodi visti con gli occhi. Di chi soffre? Le donne del romanzo, la madre di Peppe Belcastro. Le donne del romanzo. Io ho voluto fortemente costruire dei personaggi forti. Lo è Rosa, la mamma di Peppe Belcastro, lo è Maria Lacordara, la piccola imprenditrice presso cui Rosa va a lavorare, lo è Teresa, che sarà la moglie, la compagna della vita praticamente di Peppino. Sono donne fortissime perché mi hanno parlato di queste donne, mi hanno detto di quanto erano forti queste donne, ma proviamo ad immaginare una donna che sia mamma di famiglie numerosissime, 6, Cinque 7, figli. 8, 9, Sì. insomma, con delle condizioni economiche e sociali assolutamente disperate, insomma. Certo. Immaginiamo quale sforzo hanno dovuto compiere queste donne per tirare su questa famiglia, perché l'uomo sicuramente, visto che insomma, siamo subito dopo l'8 marzo, l'uomo certamente non dava alcun aiuto in casa, insomma. E le Era donne erano cresciuto. assolutamente straordinarie. Stiamo parlando della mamma del protagonista. Era cresciuto tra la polvere di quelle campagne, imparando sin da bambino che la parte più importante di quel suo corpo ancora esile erano le braccia. Di chi stiamo parlando? Dunque, questo è invece il padre di Peppino, Ntoni. Qualcuno ha osservato, ma dalle nostre parti non si dice Ntoni, è vero, dalle Si nostre dice parti Ariace, si dice. sì, Nelle mie parti si dice Antoni. invece dalle mie parti non si Non dice si dice. Ntoni, si dice Ntuono, no? C'è un altro tipo Ok. di, no? È una variazione sul tema, però io l'ho voluto chiamare Ntoni perché per dire la verità ho voluto fare un omaggio a Verga. Ecco, questa è Alverismo. la vera verità, insomma. Ho voluto dare in qualche maniera, ricordare
Verga, che secondo me è stato davvero il primo scrittore meridionalista, perché di questo ha bisogno anche la letteratura calabrese. Sì, di prese di posizione forti circa il nostro passato, che è fondamentale per poter fare un salto nel futuro. Ti faccio una domanda, perché io ho notato, non esce fuori da... Tu sei anche un poeta, se non sbaglio. Diciamo che mi diletto. E sei non un narratore, uno scrittore, perché questa non è una storia vera. No, no. Quindi tu parti da fatti storici realmente accaduti e poi nasce la trama. Esiste la Collina d'Oro? Noi dobbiamo credere che esista la Collina d'Oro, dobbiamo fortemente crederci, perché soltanto il fatto di credere che esista un futuro, la Collina d'Oro di fatto è il futuro, certo, no? Soltanto se crediamo che esista un futuro possiamo chiaramente trovare la motivazione dentro di noi per andare avanti, anche per aiutarla questa terra, certo. Non possiamo fare altrimenti. Peppe Belcastro matura questa convinzione quando, e questo è un messaggio importante, matura questa convinzione realmente di fatto subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi nel periodo più buio della storia, di quella sua storia, di quella sua vita, quando proprio la miseria era assolutamente nera, non c'era la possibilità di andare, in quel momento, certo, insomma, Peppe Belcastro va anche a rubare per mangiare, sì, no? Quindi stiamo parlando di una situazione di assoluta indigenza e povertà che potrebbe portare a compiere gli atti più insulsi, insomma, no? Gli atti più drammatici. Lui è proprio in quel momento, il momento più drammatico della sua vita e della sua storia, che trova la forza per pensare a come migliorare la sua vita e a migliorarla attraverso la conquista di questa Collina d'Oro. Il messaggio quindi è questo: noi possiamo anche attraversare nella nostra terra il periodo più buio e più nero, ma questo è proprio il momento di provarci. Certo. Dona chi ami, ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. Il Dalai Lama, perché questa scelta? Oh, ma questa è, l'ho trovata assolutamente la frase migliore da coniugare a questa storia, perché è chiaro che a tutti dobbiamo chiedere, no, di trovare la propria strada, il proprio futuro, ma dobbiamo regalare ai nostri ragazzi e alle future generazioni la possibilità di ritornare. Questo è il penso che sia lo scopo delle nostre generazioni. Torniamo alla poesia, Marco. È più facile per te scrivere come narratore, come scrittore, oppure, quindi scrivere in prosa, oppure in poesia? Ma dipende dai momenti, dipende dai momenti. Ci sono alcuni momenti in cui vuoi fotografare un attimo e allora ti metti lì, insomma, cerchi di immaginare appunto le metafore che possono in qualche maniera andare a creare diciamo la trasmissione di questo, di quello che vuoi dire, di quel messaggio. C'è. Ci sono cose che invece attraverso la poesia è più difficile riuscire a trasmettere. Un romanzo ha delle caratteristiche uniche. Certo. Che ti danno la possibilità proprio di entrare nei minimi particolari e di toccare alcune corde, se ovviamente la storia vale, se la scrittura, insomma, dà la possibilità appunto di arrivare a quelle corde, le corde che non tutti leggendo una poesia riescono a sentire, insomma, ad avere. Ecco, quindi e c'è la possibilità attraverso un romanzo di arrivare ad una platea ancora più vasta, più vasta, sì, no? E quindi di riuscire appunto a toccare le corde anche di chi non si lascerebbe avvicinare, certo, da una poesia. Ascoltami, Marco, pensi di tornare a fare l'avvocato?
No, assolutamente no. Insomma, non ho, è una scelta di vita. Ho detto d'altronde che nei prossimi 25 anni, se Dio me ne darà la possibilità, voglio fare cose che non ho mai fatto fino adesso. Insomma, quindi voglio assolutamente continuare a scrivere. Ho chiaramente già in mente ciò che devo scrivere dopo, ma ora mi sto preoccupando assolutamente della promozione di questo libro perché credo che sia una storia che meritava di essere raccontata e merita di essere conosciuta. Perché? Perché la storia del nostro bracciantato calabrese, è stata raccontata solo dai saggi, no? Nella saggistica praticamente. Quindi è comunque stata il pubblico a cui era destinato, era un pubblico comunque di studiosi, comunque un'elite, ecco. Invece Tu l'hai vista con gli occhi della povertà. la narrativa va appunto a prendere attraverso un linguaggio assolutamente semplice ma mai banale, perché è importante la scorrevolezza del testo e Assolutamente. non è facile scrivere in maniera semplice, Allora, no? si dice che la semplicità della scrittura è un punto di arrivo, non un punto di partenza. Allora, dicevo, attraverso la narrativa si può arrivare ad un pubblico più vasto e soprattutto fare conoscere alle nuove generazioni quelli che sono stati i dolori, i sacrifici dei loro antenati, perché mi sembra che le nuove generazioni abbiano un pochino perso coscienza di quella che è stata la nostra storia, non la nostra, mia, insomma, e tua, ma la storia dei nostri avi. L'obiettivo di questo romanzo è far rivivere la memoria storica, importante Assolutamente sì, assolutamente. per poter far capire le sofferenze. Perché si dice che Dio manda le sofferenze per far capire la gioia, la morte per far capire la vita. E questo romanzo, credo che ricordando ciò che è stata la nostra storia, i sacrifici che hanno fatto in questo caso io dico i miei nonni, perché noi, sottoscritto, ha avuto la fortuna di nascere in un momento storico diverso. Però adesso la memoria, dal mio punto di vista, ha un ruolo importante perché bisogna bloccare questa assoluta perdita di valori. Assolutamente sì, tra le altre cose, insomma, io mi sono chiesto, mentre mi preparavo a scrivere, se valeva la pena di affrontare il romanzo storico. Ecco. Io credo assolutamente che ne valga la pena, soprattutto in questo periodo in cui sentiamo parlare, diciamo così, di situazioni in cui appunto a scuola si rinuncia alle ore di Certo, storia. certo, Nell'esame certo. di maturità si sta rinunciando all'esame di argomento Messaggio storico, un sbagliato. errore tragico che Messaggio rischiamo di pagare assolutamente in sbagliato. maniera gravissima per moltissimo Senza tempo. cultura si perde la libertà. E nel momento in cui si perde la libertà si è nelle mani di qualcun altro. E questo non deve accadere, Marco. E ti ringrazio per questo nuovo libro, assolutamente da leggere. Io lo leggerò con calma e soprattutto ti ringrazio per questo dono. Quando qualcuno mi regala un libro è un dono che io Ah, questo accetto, è un segnale. è un segnale Quindi, forte. se permetti, ho Sì, tolto il microfono. sì. Allora, mi metto così, insomma. Sì, lo tieni così, tanto siamo alla Sì, fine. se permetti, Se vuoi fare un è un ringraziamento, segnale che voglio dare un Sì. pochino a tutti. Oggi noi regaliamo mille cose, no? Alle nostre persone care. Ma penso che in questo preciso periodo storico la cosa che bisogna regalare è un libro. La Calabria è, secondo i dati Istat, al penultimo posto nella graduatoria nazionale tra il numero di lettori nel corso Ho dell'anno. capito. Noi dobbiamo combattere questa battaglia, quindi dobbiamo tornare alla lettura per sperare di vivere in un luogo un po' meno ignorante. Ecco, questo è il regalo che ci E dobbiamo questo è il tuo fare. sogno nel cassetto. La collina d'oro di Marco Ciconti. Grazie di vero cuore, Marco. Io spero naturalmente di riaverti in trasmissione per un altro libro, un'altra storia e un'altra verità da raccontare. Grazie a tutti voi. Gente di Calabria,
per questa sera si conclude. Naturalmente l'appuntamento è per sabato prossimo. Cari telespettatori, vi ringrazio e vi auguro di trascorrere un buon fine settimana. E come sempre, ad maiora!